Arrivò a Terni nel 1591. Questi, sentendo alcune notizie di scoperte di catacombe cristiane appena fuori Terni e leggendo il Sigonio che fuori le mura di Terni esisteva una chiesa antichissima nella quale giacevano le reliquie di San Valentino, uno dei tre protettori della città, pensò di mettere la sua firma su una scoperta sensazionale per Terni e chiese le autorizzazioni per gli scavi. Coraggioso per l'epoca? Sì, Anna, è vero, molto, molto coraggioso. Ai lavori però si opposero i priori, perché questi si erano risentiti con il vescovo, che gli aveva tolto la precedenza di ricevere l'incenso sui canonici nelle cerimonie religiose. La sequenza era governatore, canonici e priori. Dopo un lungo braccio di ferro durato 5 anni, si arrivò al compromesso di usare 2 turiboli, così da incensare contemporaneamente sia i canonici che i priori. Così il vescovo fu autorizzato e finanziato ad aprire gli scavi e il 21 giugno 1605 fu rinvenuta un'arca fatta di lapidi marmoree con incisa una croce. Nell'arca, dentro una custodia di piombo, fu rinvenuta una salma. San Valentino? Sì, era il martire San Valentino. La salma lo stesso giorno fu trasportata in cattedrale mentre continuavano gli scavi. Questo riaccese la miccia del conflitto fra episcopato e priorato, il quale alla fine, forte della regola che le reliquie dovevano essere venerate nel luogo del ritrovamento, riuscì a riportare le spoglie nella chiesa di San Valentino, con l'unico obbligo di restaurare la basilica e costruire adiacente la chiesa un convento benedettino. Questa mediazione, chiamiamola così, la fece il cardinale Aldo Brandini, nipote di Papa Clemente VIII, e così le due parti, accettando le condizioni, diedero il via al mito di San Valentino. Mi scusi, signor cardinale, ma perché la festa di San Valentino si festeggia proprio il 14 febbraio? Fu il municipio che il 15 gennaio 1606 ordinò di solennizzare il giorno 14 febbraio di ogni anno e di tributare a lui gli stessi onori esistenti per Sant'Anastasio. Ma quanti padroni c'erano a Terni? Luca, nel 1643 Urbano VIII, per decurtare il numero delle feste patronali, decretò che ogni città avesse un solo protettore e non una terna come aveva Terni. Sant'Anastasio il 17 agosto, San Prologo il 1 dicembre, San Valentino il 14 febbraio. Addirittura erano 3? Eh sì, per assolvere la bolla papale
si riunirono vari congressi in cui si manifestò il consueto divario fra episcopato e magistratura civile. La parte ecclesiale non aveva dubbi a sostenere la candidatura di Sant'Anastasio, mentre quella civile sosteneva San Valentino. Per chiudere la storia si rivolsero ad Urbano VIII. In data 3 settembre 1644, e fu proprio lui a sancire con un breve apostolico che San Valentino fosse l'unico patrono della città. Alleluia! Non aveva più alternative e pensò che solo un miracolo poteva bloccare il flagello. E così, preso spunto dalla raffigurazione artistica che voleva la peste come delle frecce nere che piovevano dal cielo da una maligna disposizione dei corpi celesti, salì sulla torre di Barbarasa, che era il punto più alto della città, e quindi, per stare più vicino possibile alle stelle e con la reliquia del preziosissimo sangue di Nostro Signore, diede la benedizione sui quattro lati a tutta la città, rivolgendosi ai cittadini chiusi in casa a piangere i propri morti. Era il 21 giugno 1657. Cessò e pian piano fu così anche in tutta Italia, per cause che la scienza non seppe mai spiegare.
Infatti, dopo che tutti i comandamenti furono promulgati a tutto il popolo da Mosè, secondo la legge, questi presso il sangue dei terreni legati con acqua, la scarlata e il sopo, la sparsi di lui stesso e tutto il popolo, dicendo: questo è il sangue dell'alleanza che Dio ha stasera. Lo rivediamo facendo memoria di un evento, di un fatto che è patrimonio e ricchezza di questa città e di questa chiesa locale, questa preziosa reliquia del preziosissimo sangue di Gesù. Molti dicono: ma sarà proprio vero? È una vera reliquia? Anche persone degne di fede mettono in guardia perché non si eccita la fede delle persone attraverso miracoli reali o presunti. È un dato di fatto che questa reliquia è stata consegnata e è arrivato nel possesso del cardinale Rapaccioli, il quale non era credulone, ma ha visto personalmente l'autentica di questa reliquia. La comunità cristiana di Terni ha sperimentato la protezione del Signore attraverso questa reliquia. Ringraziamo il Signore per la sua passione, morte e risurrezione che ci viene ricordata da questa reliquia, da questa ricchezza nostra. Ecco, vogliamo che questa sera, questa nostra preghiera, questo nostro ritrovarci segni un po' la nostra rinascita spirituale. È l'inizio di un tempo di speranza per tutti noi che siamo ancora una volta benedetti dal Signore e invitati a convertirci, ad amare e a servire il Signore con tutte le nostre forze. Con questi sentimenti vogliamo continuare la nostra preghiera e esprimo un grazie veramente a tutti voi che siete qui presenti, ai giovani prima ci hanno fatto rivivere il momento del ritrovamento di questa reliquia e a tutti coloro che hanno organizzato questo. Padre e Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi.